Dal congresso del Partito Socialista Europeo in corso a Roma si leva la voce del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che guarda con interesse al semestre europeo a guida italiana. Cercheremo di utilizzarlo, spiega, per un nuovo modello, ma prima il nostro Paese deve adempiere ai propri compiti, mettere a posto il bilancio, non perché ce lo chiedono le istituzioni, ma per i nostri figli. A Renzi, che ha elogiato la candidatura di Martin Schulz alla presidenza della Commissione UE, sono arrivati i complimenti ricambiati proprio di Schulz. I nostri amici italiani, dice, ce la stanno mettendo tutta per rendere l'Italia un paese più forte, più giusto, un paese dove Matteo Renzi ha definito un piano di riforme coraggioso per ridare speranza e futuro. Tutto questo mentre da Milano il ministro Alfano definisce non vera l'affermazione di chi pensa che si voterà il prossimo anno, e ciò perché il governo ha bisogno di tempo per diminuire le tasse e realizzare un programma ambizioso. Sul fronte opposto Berlusconi chiama alle armi suoi e dice di puntare ai voti di Grillo. Dai sondaggi che abbiamo fatto ieri afferma il 56% di chi ha votato il Movimento 5 Stelle è deluso. Dobbiamo convincerli a votarci. Il nostro obiettivo continua è dare al Paese un governo vero, sostenuto da una maggioranza vera in Parlamento.